Io guardavo questo palchetto perché, io faccio i conti secondo gli anni che avevano i miei figli. Rosanna aveva 3 anni, stava in braccio a Maduro, non se l'ha fatta una foto proprio qua, quindi è nel 63, nel 65-66, Domenico Modugno, che era il momento suo di grande bellezza, di grande notorietà, Sanremo, eccetera, pensò bene di fare una tournée teatrale prendendo una compagnia davanti spettacolo. Disse: io mi scelgo una compagnia davanti spettacolo, cosa che faceva spesso lui, come poi fece con Franca Ingrassia, che rilanciò il Rinaldo in campo, e fece conoscere Cardinal Giovannini, eccetera. Scelse la compagnia dove c'ero io ero un comico siciliano, si chiamava Nino Terzo, non so se lo ricordate, quello con baffoni neri che lavorava sempre con Franco Ingrassia e faceva il balbuziente. Era una bella compagnia, un po' più dignitosa delle altre, e venni con lui. Io presentavo, facevo il comico, alla fine presentavo Modugno, diventavamo molto amici, però mi stavo stando a guardare quel parchetto, che lì c'era mio padre e mia madre che erano venuti da Carosa a vedere il figlio. Che io non mettevo mai sui contratti né Canosa né Andrea quando facevo lo spettacolo, perché mi vergognavo che poi mi vedevano a fare questi spettacoli. Mia madre faceva: madonna, tutti uscivano la tutti! Ecco, mamma, sono ballerina, ballerina la rete, dovevo stare col costume. Vivevo questa atmosfera, però c'era da parte di mio padre l'orgoglio di dire che forse da stasera, quando Mimmo Modugno sulla passerella, che era qua, disse: questo signore, ricordatelo, che diventerà famoso. Guardando me, io feci così, tanto per dire grazie, ma non è che ci credessi molto in quel periodo. Però mio padre mi fece questa considerazione, caro Felice, mi disse dopo, quando io andai via a salutarlo, a baciarlo: può darsi che non mi leverò più un capib, invece non i cristiani, questo mi disse in dialetto nostro. Cioè, può darsi che d'ora in poi, se tu diventi famoso, io non ho più bisogno di togliermi sempre il cappello. E io fui felice di questa sua considerazione con la sua terza elementare, e gli dissi poi, quando andavamo a Canosa a casa: papà, hai ragione, non dovevo anche io capire. Può darsi che adesso qualcuno di Canosa, di Andrea, se lo toglierà lui quando vede te come il papà di... Ma a proposito, vi dico una cosa che mi farà sorridere: il papà di un napoletano, adesso, questo è successo adesso, ha detto: sto per avere un figlio maschio, diceva un amico, io voglio che diventi rapper, così è famoso. Ma ancora va a nasco, già questo pensa che deve diventare rapper. Sì, e lo voglio chiamare in un modo, in napoletano, in un modo diverso da tutti, l'ha già chiamato Terno. E perché lo vuoi chiamare Terno? Perché ha giocato dei numeri? No, perché così quando vedrà mio figlio, che è già famoso per conto suo, può diventare rapper. Rapper, sai che ti accantano, che fanno sempre così, raccontava l'amico. Ma quando vedono a me che bello, in che senso? Perché quando mi vedono a me dicono: oi, c'è stato Padre Eterno. Questo forse pensava mio padre, perché io da bambino, prima di questo avvenimento, ma da bambino, quando avevo 11 anni, fino all'età di 15 anni, stavo a fare il prete ad Andria. E quando veniva mio padre, mio zio, diceva: madonna, proprio la faccio di Cardenella. Uno a 13 anni, a 12 anni, no. E mio zio Michele, che era il comico vero, quello che mi ha insegnato a dire: ti spezzi il capocollo, ti metti l'intestino a tracollo, dove sta tutto disgraziato? Sono tutte cose che io poi ho fatto e hanno fruttato molto, hanno fatto ridere. Zio Michele dice: beh, Cardenella, che ne sai, può dare un decoro peppa. Ah, questa è l'atmosfera che ho vissuto io, però Petruzzelli mi ha ricordato questo, ve l'ho detto.